Buongiorno a tutti. Chi mi conosce bene sa che i social non sono la mia passione, ma penso che in questi giorni sia utile mantenere con tutti voi uno stretto contatto e questa è la motivazione di questo video. Questa settimana abbiamo avuto altri casi di positività al Covid-19, ma fortunatamente ad oggi non abbiamo avuto un picco di focolai e le misure di contenimento stanno funzionando. I casi confermati ad oggi sono 4, compreso il concittadino deceduto. L'amministrazione ha partecipato alle sue esequie. Abbiamo inoltre 4 casi di quarantena. Aggiungo un chiarimento per quanto riguarda la spesa, argomento che in questi giorni è stato oggetto di moltissime questioni. Ai sensi del decreto ministeriale del 22 marzo, della circolare del Ministero dell'Interno del 23 marzo, e dei chiarimenti della prefettura del 24 marzo, lo spostamento in comuni limitrofi, in questo caso Chivasso, per approvvigionamento di generi alimentari è possibile in caso di insufficiente accessibilità per dimensioni, quantità o ubicazione di punti vendita di generi di prima necessità. Questa situazione sicuramente ricorre nel comune di Castelborgone, visto l'esiguo numero di esercizi commerciali alimentari. Vi aggiungo anche che lunedì il mercato sarà aperto per generi alimentari e per piantine e semi da orto. Grazie a tutti voi. Proseguiamo tutti insieme in questo difficile momento che aiuterà tutti noi a sentirci più uniti. Un abbraccio.